Recita di fine anno per la scuola materna Sacro Cuore di Tortona, in scena una favola CIA a firma di Domenico D'Amato, Spezzaferro, che parla del naturale equilibrio tra cani, lupi e uomo. C'è anche Dario Capogrosso, allevatore di cani da pastore a Sarezzano, anche sui bimbi in scena. Sì, questo è un caso, che i miei bimbi siano in scena. In realtà sono molto contento di stare qua perché è un percorso che abbiamo iniziato con Domenico appena un paio di anni fa. Lui ha voluto in qualche maniera rappresentare su carta, quindi scrivere una fiaba assieme a sua figlia Giulia, che rappresentasse un po' quello che è il mondo pastorale, quindi in qualche maniera questa dinamicità di rapporti tra gregge, quindi allevatori, bestiame, lupi e cani, che in qualche maniera si pongono in qualche maniera come equilibratori e bilancia di questa eterna lotta tra la sopravvivenza e delle varie specie. Per cui è molto bello, la trama in qualche maniera è esattamente basata su questo, quindi sul fatto che dei cani da pastore in qualche maniera riescano a bloccare un attacco da parte dei cinghiali, che viene mal interpretato in pratica, e in qualche maniera la fiaba è una rappresentazione vera di quello che accade nel mondo reale. I bambini e l'asilo hanno voluto in qualche maniera abbracciare questo progetto, e il tutto è venuto in maniera molto spontanea grazie anche all'aiuto di delle attrici professioniste che seguiranno appunto la rappresentazione. Quindi io penso che il mondo CIA debba essere orgoglioso di partire dalle basi, quindi dai bambini, per spiegare in qualche maniera che l'agricoltura è alla base di tanto, di molto nel mondo reale, fatto di informatica e tanto poco di terra. In realtà la terra è un qualcosa che ci appartiene, che deve appartenere a noi e alle prossime generazioni.